Per sottolineare ancora una volta, riprendendo anche le parole del collega Borghi, come artigiano e facente parte della classe della piccola media impresa, abbiamo vissuto, io parlo al plurale, parlando anche di miei ex colleghi, che quando ci si trovava a dover lavorare con le amministrazioni pubbliche, ecco che alcuni non potevano assolutamente partecipare a poter effettuare dei lavori in quanto come piccole e medie imprese non c'era quella solidità o perlomeno quella capacità di poter sostenere delle attese nei pagamenti troppo lunghe. Quindi un occhio di riguardo perché ci sono delle imprese che francamente non possono sostenere certe attese e sono per questo penalizzate. Un altro asterisco lo farei su quello che sono le amministrazioni, gli enti pubblici, i comuni, in modo particolare in un periodo come questo. Il tempo è fondamentale perché i comuni si fanno in quattro per tutelare, per provvedere a pagamenti, alla sostenibilità dei servizi sul territorio e sempre più raccogliamo testimonianze di gravi difficoltà proprio in seguito a questi ritardi di erogazione. Quindi concludo il mio intervento ancora sottolineando la nostra appoggio a quest'ordine del giorno per la celerità dei tempi che è un sostegno all'economia, alla piccola e media impresa in un periodo come questo. Grazie.